cari amici, prima di lasciarvi vorrei farvi un augurio natalizio, ma permettetemi di leggere così non mi disperdo in altre parole. Il nostro augurio è che in questa pandemia che ci tiene lontani l'uno dall'altro possiamo riscoprire noi suore e voi famiglia la vera realtà del Natale, che forse rimaneva oscuro, rimaneva coperto da regali, luci, pranzi. È Natale, sì, è Natale, e questo Natale più che mai ci richiama all'intimità familiare. Anche Maria e Giuseppe erano soli durante il compiersi dell'evento più bello per una vita di genitori. Soli, ma avvolti nel mistero di Dio che stava nascendo e che hanno adagiato in una mangiatoia. Dio che sceglie di nascere non in un palazzo, non in un tempio, ma nella parte meno nobile della casa, che potrebbe essere la casa degli animali, la parte più povera. Tutti noi possiamo preparare questa mangiatoia. Io ne sono certa che insieme la prepareremo a Gesù, e Gesù sarà felice di noi perché troverà dimora nel nostro cuore. Grazie amici, facciamo dimora a Gesù, diamogli questa possibilità di entrare e di rendere il nostro cuore sempre più aperto agli altri, come ha fatto Lui venendo tra di noi. Buon Natale, Maligaia Pascò. Questo è il Buon Natale dei nostri e dei vostri poveri. Grazie a tutti per quello che insieme stiamo facendo.